queste ultime 5 partite che abbiamo vinto, secondo me abbiamo fatto come si deve. Secondo me. A me è piaciuta, a me personalmente è piaciuta la squadra come ha giocato. Una sconfitta del genere, secondo me, ci può anche aiutare. Perché così almeno contro la Ternana magari saremo più concentrati, abbiamo vinto 5 partite. Magari quella concentrazione un po' non era come deve essere, doveva essere. Quindi secondo me ci può aiutare tanto una sconfitta così. Io fisicamente adesso sto bene, la squadra ha fatto bene, diciamo 5-6 giornate, l'abbiamo vinto le partite, quindi ha trovato una quadratura, diciamo, giusta, mister, per quelle giornate lì, perché prima facevamo fatica, prima di quelle vittorie. È giusto che teneva quella squadra e faceva giocare quei giocatori che li facevano vincere. Quindi, come ho detto, io sono sempre a disposizione, mister, mi sto impegnando a fare sempre meglio ogni allenamento, fisicamente sto bene. Come ho detto prima, mi manca solamente il ritmo della partita. Sappiamo che Ternana è una buona squadra, ottimi giocatori che hanno fatto, tanti di loro hanno fatto pure B, quindi non sarà una partita facile, ma penso che noi dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi, che tutti quanti che siamo qua siamo forti e l'abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro chiunque in questo girone. Dobbiamo prepararla bene durante la settimana. Secondo me possiamo fare un buon risultato contro la Ternana. In Italia maggior parte facevo mezz'ala, ala, addirittura un terzino, però all'estero, a nazionale, facevo sempre regista, quindi il ruolo l'ho fatto. È quello che prediligi? A me piace più di tutti i ruoli, mi piace fare regista, sì. Vi dico così, sono stato fermo 2 anni, quindi io sono contento che la fiducia me l'ha data la società, tutti quanti, tra il mister e il direttore sportivo. Cerco di stare tranquillo, perché era veramente un periodo bruttissimo. Sì, certo, io non sono venuto qua per stare in panchina, è ovvio. Tutti quanti aspettiamo di più, anch'io aspetto di più da me stesso. E credo che l'opportunità arriva, bisogna solo pedalare e fare quello che mister ci chiede.